Buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Bene, si è appena conclusa la partita tra Pisa e Empoli, quindi il derby Pisa-Empoli giocata all'Arena Garibaldi stasera alle ore 18. Bene, un Pisa che è sceso in campo con l'idea giusta, la mentalità giusta, un Pisa propositivo in avanti, propositivo, un Pisa che secondo me ha fatto vedere il meglio di sé nella prima frazione di gioco, e infatti al primo minuto Gucker ci prova subito su assist di Palombo, ma purtroppo sbaglia. Al sesto Moreo ci prova, ma niente. Poi dal dodicesimo al sedicesimo ancora Pisa in avanti, propositivo. Pisa ha tenuto bene il centrocampo, Pisa lavorava bene sulle fasce, e al diciottesimo Gucker ma esce. Al 26esimo, secondo me, la grande occasione. Mazzitelli pennella la palla su per Marconi. Marconi di collo piano al volo esce d'un soffio. Io l'avevo vista dentro. Veramente, se fosse entrato quella, un eurogol per Marconi. Ma purtroppo così non è stato. E vabbè. Comunque il gol era nell'aria, ragazzi. Il gol era nell'aria. Infatti al 34esimo Siega la passa a Birindelli, quindi lancia Birindelli che sulla fascia fa una sua cavalcata e arriva a tu per tu con Brignoli e non c'è stato niente da fare, lo secca e siamo al 34esimo del primo tempo. Una rete stupenda da parte di Birindelli. E poi al 39esimo ci prova Marconi, niente. Poi al 44esimo l'unico tiro, diciamo così, dell'Empoli è di As, ma esce, va fuori. Quindi un Pisa, diciamo così, che nel primo tempo, ma comunque le squadre scendono negli spogliatori, solo 1-0 per il Pisa. Quindi un Pisa propositivo, Pisa in avanti, un Pisa veramente che ha fatto vedere il meglio di sé, secondo me, nella prima frazione. Va bene, passiamo alla ripresa. Quindi nel secondo tempo esce Moreo e entra Bairami. Questa è stata la prima sostituzione che ha effettuato Dionisi. Al 55esimo palo di Palombi, niente da fare. Il suo palo quotidiano lo deve mettere a segno. È così, c'è niente da fare, io non capisco, ma è così, va bene. Poi al 60esimo Mancuso di poco fuori. Al 65esimo il mister mette dentro, fa le sostituzioni, gioca le sue carte, inizia a giocare le sue carte e mette dentro Vido e Marin al posto di Palombi e Mazzitelli. Dopo un minuto al 66esimo Vido, solo davanti a Brignoli, si fa, diciamo così, ipnotizzare e gliela tira addosso. Fine dei giochi, e così, niente da fare. Al 69esimo Gori para sul calcio piazzato battuto da Stulaz, fa una bella parata, se no quello entrava, e bene così. Poi al 73esimo Dionisi mette dentro Matos e Zulkowski, si gioca la carta polacco diciamo così, ha dato i suoi frutti, perché al 75esimo tutto solo davanti a Gori tira una sassata e non c'è stato niente da fare, pareggio 1-1. Sì, dopodiché possiamo dire che le squadre piano piano, diciamo, si sono andate a, diciamo così, diciamo, alla rassegnazione dell'1-1, sia da una parte che da un'altra, perché poi Vido ha fatto una marea di errori, passaggi sbagliati, va dato a vedere. Stasera Vido non ha sicuramente dato quello che potrebbe dare. Vabbè. Poi niente. Che devo dire più? Bravo Birindelli, bravo Caracciolo, bravo Varni. Non mi è piaciuto Martino, anche se ha giocato un quarto d'ora. Ha preso la palla, l'ha tirata su un Marte, l'82esimo. Vabbè. Speriamo che anche Maschino, questi nuovi acquisti, così per dire, questi nuovi acquisti diano
hanno qualcosa in più, va bene. L'86esimo siega stanco, quando arriva si presenta davanti alla porta e tira un tiro debole, un tiro che il portiere dell'Empoli para, quindi niente. E Quaini è stato messo, la sostituzione di Quaini penso sia chiaro, è stata messa giusto per perdere quei 30-40 secondi che mancavano alla fine, insomma, ecco, alla fine della partita. E anche D'Angelo dice quanto manca, si dice dalla panchina, quanto manca, quanto manca, cioè ormai la partita, insomma, alla fine poi un pareggio, ragazzi, che accontenta tutti, perché alla fine accontenta tutti, insomma, è stato dato, insomma, se la, ora volendo, comunque l'andiamo a vedere, diciamo, il pagellino. Alla fine, insomma, io penso che il pareggio sia una cosa, sia eco da una parte all'altra, perché insomma in definitiva nel secondo tempo l'Empoli ha sicuramente dato qualcosa in più rispetto al Pisa, perché lo Pisa ha speso tanto e quindi alla fine i ragazzi erano stanchi. Comunque i ragazzi hanno giocato, voglio dire, da leoni, sono comportati bene, per l'amor di Dio, coltello tra i denti e via via. Comunque vabbè, vediamo il pagellino così. Allora, i tiri sono stati 15-15, quindi i tiri in porta 7 per noi e 4 per l'Empoli, perché il Pisa sicuramente nel primo tempo e nella prima frazione del secondo ha dato e ha tirato sicuramente di più dell'Empoli, quello è chiaro. Però insomma, poi via via di assist, le palle recuperate, insomma, e via via, insomma, il discorso. Allora, poi che dire, andiamo a questo punto a dare un'occhiata alla classifica. Insomma, noi siamo saldi all'11° posto, voglio dire, a 32 punti. Quella che è sotto di noi, cioè il Vicenza, ne ha 27. Quindi sono 5 punti di distacco, quindi la forchetta, come avevo detto l'altra volta, la forchetta si sta allargando, perché sotto si mangiano punti tra di loro. Quindi di conseguenza la forchetta si sta allargando. Quelli di sopra, avete visto, con noi non hanno vinto e quindi il Monza non ha vinto, l'Empoli non ha vinto, e quindi di conseguenza noi saliamo, ovvio, e così. Ecco perché ho detto che sicuramente la salvezza sarà più bassa rispetto all'anno scorso come punti. Io penso a questo punto un 44, massimo 45 punti. Noi troveremo la salvezza se vanno avanti così le cose, ma io non credo che alla fine cambieranno più di tanto. Quindi l'Entella ha perso, Pescara si sta pareggiato, l'Ascoli ha perso, il Cosenza non sembra deve giocare domani, quindi insomma alla fine, così. Allora, poi vediamo, noi la prossima sarà contro il Vicenza e poi dovremo andare ad Ascoli, e sarà una partita tosta ad Ascoli, perché l'Ascoli è messa male in classifica, messa male a 21 punti, e diciamo la prossima dell'Ascoli è con, valutiamo insomma anche là il discorso fondo classifica, giocherà contro il Pordenone, quindi una partita tosta avrà anche l'Ascoli, insomma. Quindi va bene, noi abbiamo queste due partite, poi affronteremo Cittadella e poi la Spal, ma non andiamo troppo avanti, perché insomma cerchiamo di, come ho sempre detto io, piedi a terra e testa bassa. Comunque sia, ragazzi, alla fine noi siamo belli e tranquilli, ecco, io 32 punti, diciamo, se così vanno le cose, con 14 punti noi la sbucciamo e manteniamo la categoria, se proprio 15, ma abbiamo di fronte, insomma, abbiamo davanti parecchie partite, quindi insomma, voglio dire, 2 vittorie, 4 pareggi, siamo a posto, penso, ecco. Non credo che Pisa abbia, a questo punto posso dire, ci siano grossi problemi per mantenere la categoria, assolutamente no. Poi se dovessero venire playoff, ben vengano. E niente, poi che dire più, nulla. Ieri sera abbiamo fatto la live e quindi Leonardo ha azzeccato il risultato 1-1, io ho azzeccato il risultato perché avevo detto 1-1, quindi XX. Thomas ha detto pareggio e pareggio è stato 2-2, ma va bene. E Matteo ha dato la vittoria, se non erro, e quindi va bene. Io, ragazzi, che dire? Ah, ecco, volevo dire una cosa, probabilmente domani ci sarà, avrò ospite
Saverio Balgagna, che è un giornalista sportivo della Nazione. Sempre che non abbia impegni all'ultimo minuto, è chiaro, ma se no verrà rinviata la settimana prossima, che poi io magari vedremo se farla di venerdì sera, ma vediamo. Comunque sia, però rimanete sintonizzati sul canale per domani, o meglio state all'occhio, perché se esce la locandina sapete che domani farò la live con Balgagna, quindi avrò questo ospite illustre che sapete, no? Fa il giornalista sportivo per la Nazione, e quindi niente, sarà interessante insomma anche sentire cosa ne pensa Saverio per ora, insomma fino adesso, della situazione, insomma della situazione del Pisa, della squadra eccetera eccetera. Andremo a analizzare anche il risultato di oggi. Bene, io ragazzi, che dire, ricordatevi di seguirmi anche sul Allenare Azzurri, che va in onda lunedì, io anche se questo non ci sono, ma interverrò telefonicamente, poi sarò presente in studio tutti i lunedì, insomma, sempre che sono problematiche relative al lavoro, ma quelle sono altre cose. Comunque sia, sarò ospite lì, fisso, va bene. E niente, che dire più, se vi è piaciuto questo video, pollice su, e mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Mi raccomando, che siamo alle soglie dei 300 iscritti, ormai ne mancano pochi a 300, quindi sostenete il canale, fate pubblicità al canale, e io poi vi ricordo una cosa, il Pisa resta e tutto il resto passa. Alla prossima ragazzi!